Con i suoi magnitudo 7, avvenuti rispettivamente nel 1693 e nel 1908, l'Italia è una delle regioni più sismiche d'Europa. Inoltre, è una delle poche regioni in Europa ad avere vulcani attivi. È molto importante avere studiosi, principalmente sismologi e vulcanologi, che studino questi fenomeni. Sì, ma come si diventa sismologi? Non esiste un corso di laurea in sismologia. Per diventare sismologi occorre una laurea triennale in fisica o geologia. Il passo successivo è quello ovviamente di iscriversi ad una laurea magistrale. Quella che fornisce la migliore preparazione se si vuole diventare sismologo è quella con la classe LM79, Scienze Geofisiche, che però è solo attivata in 3 sedi, Pisa, Bari e Catania. In alternativa ci si può iscrivere alla laurea magistrale LM74, Scienze e Tecnologie Geologiche, che è attiva in molte università e la mappa ne mostra alcune. Probabilmente il censimento non è esaustivo né completo, quindi il candidato dovrà rivolgersi alla propria sede universitaria per avere informazioni. Naturalmente, durante il corso di laurea è possibile inserire dei corsi di studio specifici per la sismologia e magari svolgere una tesi in quel campo. Una volta ottenuta la laurea magistrale, l'aspirante sismologo può partecipare ai concorsi che vengono indetti dalle amministrazioni pubbliche o dagli enti di ricerca. Tuttavia, per migliorare la propria preparazione o comunque per intraprendere la carriera universitaria, conviene iscriversi ad un corso di dottorato. Molte università, soprattutto all'estero, organizzano dei corsi di dottorato in funzione di progetti specifici, che prevedono per esempio la messa in opera di stazioni sismiche, lo studio dei fenomeni legati a particolari aspetti della sismologia attraverso i dati che vengono raccolti da quel progetto. Gli sbocchi professionali sono soprattutto nel campo della ricerca. Ogni informazione è un tassello che viene aggiunto alla nostra conoscenza e di conseguenza alla nostra preparazione verso i terremoti.